Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi farò il mio primo preferiti del mese, sono un po' emozionata sinceramente perché avevo creato la rubrica dei current favorites, perché io non ho mai dei grandi preferiti mensili, però effettivamente aprile è stato un mese interessante e ho tantissime cose di cui parlarvi. Dividerò il libro in musica, serie TV e film e libri, poi passerò alla parte magari dedicata solo a chi è appassionato di frivolezze come il beauty e vestiti e cose del genere. Abbiate pazienza, è il mio primo preferiti. Prima di iniziare il video, come sempre, qualche premessa. Se volete supportare il mio canale perché quello che propongo vi interessa, vi piace, vi diverte, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina, commentate, likeate, insomma, siate attivi. Dopodiché, se per i vostri acquisti Amazon utilizzate il link che vi metto giù nell'info box, io ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a portare avanti il canale. Fine delle premesse, come sempre, molto brevi. Partiamo con i preferiti e le prime cose di cui vi parlo sono la musica. Questo mese devo dire che sono successe un sacco di cose, sono usciti un sacco di dischi bellissimi, ma ce ne sono due, cioè sarebbero tre, ma soprattutto due per i quali io sono diventata ossessionata. Ovvero, il primo è il nuovo disco di una delle cantanti che io amo e seguo forse da più tempo e che non vedevo l'ora tornasse, ed è Kate Nash. Perché è uscito Yesterday Was Forever, che è il suo primissimo disco, tra l'altro interamente autoprodotto. Praticamente, non so se voi la seguite, Kate Nash è quella di Foundation. Tan, tan. Non metto altro perché non si può su YouTube, però nel corso della sua carriera sono cambiate molte cose. Lei è passata da essere un'artista super mainstream, gigante, a cercare di diventare totalmente indipendente perché non riusciva più a promuovere la musica che voleva fare, non riusciva più a scrivere i testi, così 4 anni fa, se non 5, ha pubblicato Girls Talk, che è il suo primo disco scritto interamente, totalmente da lei, dove è riuscita ad avere molto più controllo anche su quello che era la musica. È stato bellissimo tra l'altro vederlo dal vivo, perché lei ha un set incredibile, super energica, è bravissima, bellissima, altissima e levissima. E invece l'anno scorso, per pubblicare questo nuovo disco, creò un crowdfunding. Questo crowdfunding, che doveva essere circa di $50,000, in meno di una settimana arrivò a più di 100,000, e lei ovviamente fece anche cose molto particolari per questo crowdfunding, ovvero una private exhibition, quindi se tu donavi X, purtroppo erano 4,000, quindi era veramente troppo, e veniva a casa tua a suonare, poi c'erano i vinili, il merchandising, insomma un sacco di cose, e io non vedevo davvero l'ora di sentire Yesterday Was Forever. E è un disco diverso da tutto, cioè diverso anche da Girls Talk, e io lo sto amando. È veramente un disco molto bello. I miei pezzi preferiti rimangono il singolo, che è Drink About You, poi mi piace un sacco Musical Theater e Twisted Up, e niente, è questa sorta di pop con delle sfumature punk rock, ma poi con degli aspetti molto dreamy, indie, eccetera, quindi non so, è molto bellino, è molto carino. Kate è una mia eroina della vita. Qui vi metto l'imbarazzante foto di me e lei insieme qualche anno fa, infatti altissima, e niente, questo è uno dei miei due dischi preferiti. L'altro, che è proprio la mia ossessione totale, che non riesco a staccarmelo, è il nuovo di Maria Antonietta, che si chiama Deluderti. Allora, non so che rapporto voi possiate avere con Maria Antonietta, io la seguo dai tempi andati degli Young Wrists, che erano una delle mie band italiane preferite. Poi è finito tutto, io sono rimasta orfana, ma poi è arrivata lei con il suo progetto solista in italiano, che per me è una cosa difficilissima da apprezzare, cioè io ascolto pochissima musica italiana e già l'amavo, e perché comunque ha questa attitudine iperpunk con melodie invece molto pop, molto indie rock con queste chitarrine, e non lo so, a me tutte le ragazze che suonano, che si espongono, che parlano di cose personali mi colpiscono moltissimo, e già dal primo disco l'avevo amata. Sassi, che è il secondo, non mi era dispiaciuto, però lo trovavo un disco strano, e ora invece lo vedo perfettamente inserito in un percorso, perché da una Maria Antonietta super punk, incazzata, che andava alle feste, che si svegliava in hangover e che parlava di tutti questi aspetti, delle difficoltà di essere ragazza e non sapere bene quale direzione prendere, a ora che siamo arrivati invece a una Maria Antonietta molto maturata,
che sicuramente ha trovato l'amore, che si è laureata, che adesso ha dei progetti molto diversi da quelli che erano prima, che vive una vita più tranquilla e che riflette su se stessa tantissimo. E questo è proprio un disco che parla tanto del sentirsi all'altezza, dell'ansia, della delusione, del deludere le altre persone. E anche del vedere in qualche modo mortificata o appiattita, banalizzata la propria complessità come essere umano, che è una cosa che su internet succede molto molto spesso. Ovvero, noi persone siamo un universo di complessità, però su internet è facile venire categorizzati per uno o due aspetti di quello che siamo e quelli sono quelli che ci definiscono. Non so. Lei parla per me, quindi è per questo che mi sento molto vicina a Maria Antonietta. Cioè, quante volte per compiacere un altro noi smussiamo un po' quello che siamo per accaparrarci amore, sentimento, approvazione, eccetera, cambiamo anche un po' il nostro modo di essere, smussiamo anche le nostre parole. Quante volte per non deludere le aspettative, soprattutto le nostre, ma anche quelle degli altri, semplifichiamo quello che stiamo pensando o non lo edulcoloriamo, non lo rendiamo complesso e sacrifichiamo quella che è forse un po' la nostra complessità. Cioè, questi sono argomenti molto interessanti, secondo me, e lei li rende in maniera semplice, lineare e bellissima. Adesso vi leggo anche qualche testo perché secondo me è bravissima lei nella scrittura. Vi leggo. Comunque io non ho intenzione di deluderti, ma questa è la mia festa e tutto quello che mi resta è un vago senso di presenza eterna. Invece in abitudini lei dice: quanto vi affezionate facilmente alle abitudini. Io non ne ho, sarà per questo che ho pochi amici, ma molti libri e molta presunzione, che praticamente, vabbè, potrebbe descrivere benissimo quello che sono io. E chi mangia dolore mangia sempre solo in questa vita. Non lo so, questo disco è bellissimo, è molto poetico, è un disco di crescita che ha anche dei suoni molto 60s, molto Ronettes, molto baby, vai, vai, baby. Cioè, è proprio bello. E quindi io ve lo consiglio tantissimo. Questo è il mio disco del mese, proprio 100%, insieme a quello di Kate Nash. Poi sono usciti due nuovi singoli che io attendevo moltissimo, cioè uno dei due. Praticamente tantissimo, l'altro è stata sorpresona. Uno segna il ritorno dei Fiddler con Alcohol, che è proprio coro da stadio sprecato e deficienza totale. Io li amo perché sono una band completamente fuori di testa e grazie per essere tornati con tanta ignoranza. L'altro singolo bellissimo che è uscito è di Courtney Barnett, è The City Looks Pretty. E lei non so come faccia a essere sempre più brava, sempre più bravissima e sempre più braverrima. E invece il concerto del mese è a mani basse, quello degli Shout Out Louds al Covo. Vi dico solo che io ho ancora male alle gambe da quanto sono arrivata in condizioni pietose a fine concerto. Bellissima è stata al Covo il 24 aprile, è stato molto emozionante. Io non li vedevo da 11 anni e li ho rivisti nello stesso posto perché era al Covo Club a qua Bologna. È stata una serata molto molto bella, molto molto intensa. Loro sono bravissimi. Il disco nuovo non è male, meglio di quello precedente, però hanno fatto tantissimi pezzi storici, quindi è stato un piacere rivederli, è stato molto molto emozionante. Coriccioni agli Shout Out Louds, best Swedish band ever. Poi invece passiamo a fine del reparto musicale. Scusatemi, ma io sono una grande appassionata di musica e per me non parlarvene spesso proprio mi costringe, quindi cercherò, purtroppo vi dovete subire tutta la mia follia musicale, quindi insomma passiamo a cinema e serie TV invece. Devo dire che questo mese, al contrario dei precedenti, un po' forse in vena Oscar o in vena grandi uscite, ho visto pochissimi film. E no, non ho visto Avengers, io odio gli Avengers, ragazzi. Comunque, il mio film del mese è un film che in realtà è vecchissimo, nel senso che è un recuperone che ho fatto a caso, però lo stavo cercando, che è A Quiet Passion, che è un film del 2016 che è interpretato prevalentemente da Cynthia Nixon, che è quella di Sex and the City, e A Quiet Passion è una sorta di biografia di Emily Dickinson. E invece che concentrarsi molto sul legame tra la sua
biografia e l'espressione poetica di Emily Dickinson, che è tra l'altro la mia poetessa preferita, quindi volevo veramente vederlo perché non ero ancora riuscita a farlo. Questo film è un buon bilanciamento tra ciò che rappresenta la sua vita e l'affermazione stessa di Emily Dickinson come persona, come donna, come poetessa, e le difficoltà, e un po' quell'immaginario austeniano, Oscar Wilde, di queste stanze chiuse, opprimenti, e il fatto che lei comunque volesse produrre lì cose che parlano invece spazi grandissimi, di oggetti, di animali e cose del genere. Secondo me cinematograficamente ha reso benissimo a queste scene molto belle, molto poetiche, costumi pazzeschi. Cynthia Nixon è molto brava, secondo me, in questo film. E quindi, non so, per me è stato il film del mese. Ripeto, non ne ho visti molti, però mi è piaciuto molto. La serie TV del mese, un po' mi vergogno a dirvelo, perché questo è veramente un recuperone di quelli vergognosi, è Westworld. Praticamente io non so perché, non avevo mai visto Westworld e nonostante tutti ne parlassero in maniera eccellente, eccetera, eccetera, non so perché non l'avevo visto. Tra l'altro, ci sono Evan Rachel Wood, che è una delle mie attrici preferite, Anthony Hopkins e un cast della Madonna. C'è una storyline pazzesca e una cinematografia ancora più brillante, quindi perché io non l'avevo visto? Mamma, come sto messa? Vabbè, comunque, morale, è uscita anche la seconda, io sono alla fine della prima, quindi adesso un attimo, quando mi riprendo psicologicamente, mi butto anche sulla seconda. È una serie meravigliosa, stranissima. Inizia tutto con un loop temporale guidato, quindi come se le persone venissero controllate, si parla di tanti temi di etica e di controllo, insomma, perché non l'avevo vista? Vabbè, il libro del mese invece non vi sorprenderà se avete visto le mie recensioni, ma stiamo parlando di Children of Blood and Bone di Tommy Adeyemi. E vi lascio giù nell'info box la recensione completa dove ve ne parlo a lungo, ma devo dire che ho letto parecchie cose valide questo mese, quindi sono abbastanza soddisfatta, ma questo rimane proprio il mio preferito del mese. E è uno di quei libri che mi ha abbastanza colpito, è stato originale, ha tanti pregi, anche dei difetti, però devo dire che è stato un piacere davvero leggerlo. E quindi, insomma, questo è il libro del mese. Per approfondire vi lascio tutto giù. Invece, ora è il momento di passare alle cose frivole. Parlo di acquisti vari e di beauty. La prima cosa di cui vi parlo è un acquisto che ho fatto da ASOS e che potete vedere nello screenshot che ho fatto dal video precedente perché è a lavare in questo momento. L'organizzazione è sempre il mio forte. E in pratica è questo vestito molto largo con le maniche, con le ruche a scacchi rossi e neri. E io penso di averlo messo ogni minuto finché non è stato da buttare a lavare perché è veramente bellissimo. I miei amici l'hanno descritto come una via di mezzo tra un grembiule e un premaman, quindi è perfetto per me. No, io poi di solito non porto scollature perché avendo un tatuaggio sul petto, purtroppo la gente finisce per fissarmi il petto e l'unica cosa che mi provoca è la voglia di infilare il mio gomito nei loro bulbi oculari, quindi devo dire che è stato difficile in realtà l'acquisto, poi me ne sono convinta e me ne sono innamorata totalmente. E questo è il mio proprio vestito preferito. Io non voglio promuovere gli acquisti, non voglio promuovere il fast fashion, sappiatelo. Quindi tutto ciò che vi dirò è giusto per esperienza personale, non perché voglio invitarvi al consumo e al consumismo, quindi all'acquisto sfrenato di cose che non vi servono. Però questo a me piace molto, sono molto contenta di averlo preso. Passiamo alle cose beauty che ovviamente interesseranno magari a meno di voi. Ma per me sono un aspetto importante, ovviamente, perché sto invecchiando e inizio a decadere. Io vengo da una stagione invernale che mi ha lasciato la pelle in condizioni pietose, ovvero non l'ho mai avuta così secca, probabilmente. Io ho la pelle molto secca, neanche se mista secca, cioè proprio qua mi si spella, qua pure, qua la zona T è terribile, insomma, vabbè. Chi se ne frega, fondamentalmente voi direte. Però, visto che ho dovuto porre rimedio perché sennò mi staccavo pezzi di faccia direttamente ogni volta che mi lavavo il viso, mi hanno consigliato diversi prodotti. Il primo che vi faccio vedere è il siero viso antiossidante di Bioficina Toscana che ho preso su Eccoverde. Ecco, se vi devo sconsigliare qualcosa al sito di Eccoverde, hanno il customer service peggiore che io abbia mai incontrato. Non ti rispondono alle mail, alle chiamate, ti rispondono rigirandoti i problemi con Bartolini. Vabbè,
insomma, pessimo servizio clienti, però devo dire che sono tra i pochi ad avere tutti i prodotti che io stavo cercando. Io cerco di non usare schifezze su di me, ovvero robe chimiche, eccetera, eccetera. Mi capita, però, ovviamente è molto difficile starne totalmente fuori. Comunque, questo è un siero antiossidante che dovrebbe aiutare l'idratazione, ma soprattutto pelli spente e mature. In realtà, io non ho la pelle matura o spenta, ho solo la pelle che è secca e squamosa, però devo dire ha un buon effetto anche lenitivo e idratante, quindi a me sta aiutando abbastanza, non vedo risultati clamorosi, però mi tiene la pelle abbastanza compatta e abbastanza idratata. Lo metto prima della crema idratante, lascio asciugare, cioè dopo il tonico metto questo, lascio asciugare e poi metto la crema idratante. Comunque mi sto trovando molto bene, magari vediamo fra qualche mese. L'altra cosa strana, ve lo devo dire, è la consistenza. È veramente, devo dire, è un po' strano perché la consistenza sembra catarro, quindi fa schifo. L'altro prodotto invece del mese è più piacevole da sentire, provare sulla pelle. Questa è totalmente colpa di Ilenia Zodiaco, ma è la maschera notte Drink Up Intensive di Origins. Allora, Origins è una marca molto buona, ma anche molto cara. Quindi, insomma, gli acquisti vanno fatti in maniera sempre oculata. Devo dire che io sto usando questa da quasi un mesetto ed effettivamente sarà voi che c'è il cambio stagione, sarà un po' l'unione di tutte queste cose che sto provando, ma effettivamente sto vedendo molti risultati, cioè la mia pelle non si sta più decomponendo. Quindi, ottimo, ottimo acquisto, ho pagato un rene e mezzo, ma molto molto valido. Fondamentalmente poi tutto il beauty di una certa qualità un po' va pagato, poi ci sono alcune cose esagerate, paghi il marchio, sono d'accordo, però a 1,99 euro è difficile trovare un prodotto efficace che non vi rovini la pelle. Allora, passiamo invece al prodotto make-up del mese, che per me è a mani bassi il Fenty Beauty Match Sticks. Allora, io ho preso anche il fondotinta, ma devo dire, ne sono contenta in parte. Per la pelle secca non l'ho trovato perfetto. Ora che sto un attimo migliorando la mia pelle del viso, mi sto trovando molto meglio, quindi magari ve ne parlo fra un po', perché ora siamo ancora un po' litigati io e il Fenty Beauty Pro Filter, però ci stiamo imparando a conoscere. Invece questo che io uso fondamentalmente come concealer è ottimo, è veramente ottimo, ha una buona coprenza, si spalma bene, non ti toglie il fondotinta che hai sotto. E io adesso poi tra l'altro sto cercando di eliminare quasi totalmente il fondotinta, perché più vado verso l'estate più il fondotinta mi dà fastidio, mi cola, mi fa caldo, fa schifo, non ho grandi problemi di pelle, quindi cerco di evitarlo. E questo invece è veramente top. Sono molto felice che Rihanna sia finalmente arrivata in Italia. Ci ho messo quasi mezz'ora a trovare il mio match, perché comunque sono davvero tanti colori e questa è una cosa importantissima, bellissima e molto positiva. E sta nel fatto che comunque poi ci metti un'ora a trovare il tuo colore ideale, perché questo poi, tra l'altro, questo è il mio colore. Questo è un po' l'effetto che ha sulla mia pelle. Guardate come sono Beauty Guru Professional. E niente, mi ci trovo veramente molto bene e sono molto felice di averlo acquistato per la modica cifra che non vi ripeterò perché costa come un rene e mezzo anche questa cosa qui. Niente, questo mio primo video dei preferiti forse è giunto al termine. Io spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere invece quali sono i vostri preferiti del mese giù nei commenti. Direi che per oggi è tutto. Grazie come sempre per aver passato un po' di tempo insieme a me. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!